Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la festa della oggi chiamata presentazione di Gesù al Tempio. Un tempo si chiamava la purificazione di Maria, con un taglio un pochino più mariano, era una festa un po' più mariana. Adesso si è un pochino spostata l'attenzione sul piano cristologico, anche se ricordiamo sempre una cosa, che Gesù e Maria vanno perfettamente d'accordo, quindi accentuare le dimensioni mariane non è mai sminuire quelle cristologiche, perché Maria è tutta di Gesù ed è tutta per Gesù e ci porta sempre e comunque completamente a Gesù. In ogni caso, i significati di questa festa sono molteplici. Numero uno, sono passati 40 giorni dal Natale. Ora, quasi nessuno sa, io purtroppo quest'anno l'Epifania non c'ero, se no ve l'avrei ricordato, perché penso che pochi l'hanno fatto, che il presepe si toglie domani, perché fino ad oggi rimanevano allestiti i presepi, proprio perché c'è questo arco di tempo, cioè questa è una cerimonia prescritta dalla legge giudaica, e quindi diciamo che oggi finisce quella lunga meditazione che la Chiesa si fa fare sul primo dei grandi misteri celebrati. Sapete che l'anno liturgico fondamentalmente è imperniato su due grandi misteri: la nascita, l'incarnazione e la nascita di Gesù, e poi la passione, la morte e la risurrezione. Quindi abbiamo il tempo di Avvento, che nel rito latino è un po' cortarello, per esempio nel rito ambrosiano è molto più lungo, perché comincia due settimane prima, ci stanno 40 giorni prima di Natale e poi appunto 40 giorni dopo fino al 2 di febbraio. Poi ci sta la Quaresima, 40 giorni prima della Pasqua, e poi ci sta il tempo di Pasqua 50 giorni dopo. Quindi sono i misteri assolutamente focali, centrali e fondamentali della nostra fede, su cui dobbiamo sempre tornare a volgere lo sguardo, appunto perché sono misteri. Cioè, chi andava ad adempiere la legge di Mosè, sottoponendosi al rito della presentazione di scatto del primogenito, ragazzi, era il figlio di Dio fatto uomo. C'è qualche commentatore, sapete che alcuni scrittori ecclesiastici hanno anche delle belle vene poetiche, no? Dice, ma le mura del Tempio di Gerusalemme, ma che cosa hanno fatto quel giorno? Varcate da Dio fatto carne e dalla madre di Dio, e poi dall'essere umano più puro e più santo, che dopo Maria ci sta, perché San Giuseppe nel Vangelo parla poco, ma parla coi fatti. Sicuramente è molto gradito al Signore. Sapete che al Signore non piacciono troppe chiacchiere, piacciono molti fatti, e il fatto che San Giuseppe non abbiamo nulla, neanche una sua parola, ma abbiamo la testimonianza integerrima della sua vita esemplare, è molto significativo. Le mura del Tempio avranno tremato. Voi pensate che il rito odierno era duplice: la donna, pensate, doveva andarsi a purificare, perché secondo la legge giudaica, dopo il parto, se partorivi un maschio eri impura per 40 giorni, se partorivi una femmina il tempo raddoppiava. E perché? Perché avevi perso sangue durante il parto, quindi per 40 giorni non ti poteva toccare nessuno, dopodiché ti andavi a sottoporre a questo rito, che era un bagno rituale della purificazione, e dopodiché potevi riavere vita normale, tuo marito poteva toccarti e cose di questo genere. Cioè, ma capite che esempio di ubbidienza alla legge che dà la Madonna? Cioè, la Madonna era immacolata. Dove sta? Cioè, di che cosa si deve purificare? La Madonna non ha partorito come avete partorito voi, quindi spero che questo lo sappiate, se no siamo tutti eretici, eh. Non guardate quei film, lo dico sempre, dove si vede che Maria quando partorisce grida. Maria quando partorisce non gridava manco per niente. Maria quando ha partorito stava in estasi. Capite? Gesù è uscito dal suo grembo senza nemmeno ledere la sua verginità, e c'è stato un parto virginale. Le sapete queste cose? Io imparo, il parroco deve fare un po' di catechismo. Vergine prima, vergine durante e vergine dopo il parto. Prima, perché Gesù è stato concepito con la gloria dello Spirito Santo, non è stato concepito come noi Gesù. Durante, perché un parto virginale non si è mai visto. E dopo, perché neanche dopo il parto
Giuseppe e Maria hanno vissuto come marito e moglie, ma sempre come sposo e sposa, proprio perché l'integrità del dono di entrambi al Signore era rimasto. Sapete che la verginità nella Chiesa rappresenta la scelta di chi vuole essere tutto di Dio, fondamentalmente. E questa è una scelta condivisa da Gesù, da Giuseppe e da Maria. Sono tutti così. Quindi, lo stesso, cioè il Signore della legge, che è Gesù, si sottomette alla legge stessa che lui aveva dato. Quindi, capite, la lezione di questo giorno è lezione veramente di obbedienza rigorosa alla legge di Dio. Capite? Io ogni tanto scherzo un po' a voglia, cioè se sono ancora tanti fratellini e sorelline, non solo in parrocchia, è anche fuori dalla parrocchia, quindi per carità. Siamo giusti, perché dicono, io non vado tanto in chiesa, non vado tanto a messa, però io sono credente, io prego, ho la mia fede, dico figlio mio, non è vero questo qua. Poi a volte lascio perdere perché non mi va di fare polemiche, capite? Se uno è credente è necessariamente praticante, per forza, non puoi dire che credi in Dio e disattendi alla sua legge. Terzo comandamento, ricorda di santificare le feste, non l'ho dato io, l'ha dato Domine Dio. I comandamenti di Dio vanno osservati tutti e bene, dal numero 1 al numero 10. E non è che i tempi sono cambiati e che alcuni oggi si possono aggiustare. Per esempio il numero 6 è uno di quelli più messi sotto i piedi di tutti. Non è possibile una cosa di questo genere. Quindi loro stessi, pur essendo esenti, perché potevano tranquillamente disattenderla, nel senso che non avevano bisogno di osservare la legge, ma proprio per darci questo esempio integerrimo vi si sono sottoposti. Questo è il primo grande tema di questa festa. E l'altro è il tema della luce, che dà anche vita alle bellissime benedizioni delle candele che abbiamo fatto. Conservate queste candele, perché la candela della candelora è un sacramentale molto potente, molto efficace e, se volete saperlo, anche molto temuto dai diavoli. Quindi quando vi sentite un pochino così, la candela della candelora, basta accendere quella che chiunque ci sia scappa lontano un miglio, perché rappresenta, sapete, c'è un'immagine bellissima, no? Io amo le candele di cera e le ho ordinate anche per l'altare, specialmente per questa festa. A chi non me la portate, mo lo faccio porre. Sapete perché? Perché le candele di cera vera hanno questa bellissima significazione simbolica. L'aveva individuata Sant'Ambrogio, quelle fatte con la cera d'api. Allora, sapete che succede? La cera è la carne del Signore, lo stoppino è l'anima e la luce è la divinità. Capite perché dovunque c'è il Santissimo Sacramento ci sono le candele accese, sugli altari c'è il... Perché c'è tutto. La divinità che è anzitutto luce. La prima parola che Dio disse nel creare è sia la luce. San Giovanni scrive nelle sue lettere: Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Quando una persona è con Dio, è nella luce, sotto due punti di vista. Primo, conosce sempre meglio la verità. Secondo, è capace di guidare bene la sua vita, ha discernimento. E terzo, osserva tutti i comandamenti dell'Altissimo. Perché Gesù nel Vangelo ha detto: risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre che nei cieli. Voi siete la luce del mondo. Noi siamo la luce del mondo, non tanto stiamo a fare sempre prediche, quanto se chi ci vede dice: mamma mia, questo è uno che almeno ci prova a vivere come Dio comanda. E oggi questa è una scelta molto impegnativa, perché come ben sapete, per vivere oggi come Dio comanda, molte volte bisogna camminare sotto controcorrente. E se ancora non ci ammazzano, nel senso che non stiamo sotto persecuzione, c'è sicuramente quella persecuzione continua, che è l'incomprensione, l'essere presi in giro, essere presi per troppo radicali, troppo rigidi, gente che sta fuori del mondo o cose di questo genere. Ma noi ci gloriamo di questo, ringraziamo il Signore e gli chiediamo di poter vivere sempre all'ombra, o meglio alla luce della sua luce, all'ombra della sua luce, per essere sempre meglio illuminati e per risplendere sempre più con una testimonianza di vita cristiana degna di questo. Siamo lodati Gesù e Maria.